La patata c'è ma non si vede e il pollo lo sa. Il mio pollo con le patate. Ho versato del latte in un pentolino, ho aggiunto foglie di alloro e una presa di sale. Ho cotto i fusi di pollo per 30 minuti. Ho lessato delle patate medie. Per ogni fuso di pollo una patata. Le ho schiacciate e intanto tenute da parte. Ho aspettato che le coscette di pollo raffreddassero un po'. Ho eliminato la pelle e le ho spolpate. Ho sminuzzato il pollo con un coltello, potete anche usare delle forbici, e l'ho unito alle patate. Quando tenga una fatente fama, io penso sempre al pollo con le patate. Andiamo avanti. Ho unito poi del parmigiano, basilico, le uova, paprika piccante e della cipolla disidratata. Una bella mescolata. E poi, meglio di un piragna, ho pulito le ossa e ho ricomposto i fusi, mettendo al centro del formaggio a pasta filante. E oggi, così, te ne vagioni paria. Queste belle finte cosce di pollo riposano mezz'ora in congelatore. E poi farina, uova e pan grattato. Si possono cuocere in forno, ovviamente io le friggo. E mica sono napoletana pezzotta. Senti che buon profumo. Fuori sono croccantissime, dentro sono morbide, ancora più dentro hanno il cuore che fila. Molim rastu morts.